Sono Francesco Quaranta e sono qui per appunto presentare questa iniziativa che mira a proporre, diciamo, delle proposte per i prossimi amministratori. E come abbiamo più volte pubblicato su internet alcuni documenti, compreso appunto l'appello per Guardavalle, dove indichiamo alcune linee guida alcune priorità da mettere nel programma per le prossime amministrative. Questa iniziativa di stasera è rivolta proprio ad aprire una discussione, a stimolare la discussione su queste cose, perché purtroppo i programmi, le priorità che da inserire nei programmi vengono accantonati o lasciati per ultimo, o di solito appunto vengono considerate soltanto un pezzo di carta da allegare alla lista che si presenta e poi finisce lì. Per cui noi abbiamo cercato di richiamare l'attenzione, di chiamare quanti non sono convinti delle varie proposte che ci sono in campo e di soprattutto far sì che non lamentarsi per strada, ma cominciare a fare cose concrete. Per cui l'idea che si è voluta portare avanti era proprio questa, di stimolare le persone a discutere di cose concrete, ad affrontare alcuni temi e poi soprattutto, come ho detto più volte, di pretendere da chi si presenta alle elezioni di sapere da prima cosa va a fare, di far sì che chi si presenta per le elezioni si prenda degli impegni concreti, seri, su quello che va a fare e non votare le persone per il colore politico o per la simpatia o perché quello è l'amico, perché gli ha fatto il favore. Guardavalle purtroppo negli anni è stato fatto solo questo, non si è mai votato la persona per quello che va realmente a fare, ma soltanto per la simpatia o il colore politico, e poi dopo il voto ci si dimentica degli amministratori, e questi poi naturalmente si ritrovano da soli poi nel bello e nel cattivo delle cose che fanno, nessuno poi ha modo di discutere. Noi, io insieme anche ad altri che hanno collaborato per indicare alcune, diciamo, delle priorità per Guardavalle, come è scritto sul documento in modo sintetico naturalmente, speriamo che i prossimi amministratori, e questa poi è la proposta che si fa a chi si presenta per Guardavalle, questo viene appunto, l'obiettivo è far sì che questa sia una proposta da far, condividere, acquisire, inserire nel programma dei vari amministratori. Speriamo che qualcuno di questi che si presenta, delle liste che le prendono, lo facciano proprio, perché qui ci sono delle proposte che riguardano la gestione della cosa pubblica, dell'amministrazione, perché va snellita, va resa più al servizio del cittadino, perché noi purtroppo abbiamo un comune dove chi va a chiedere delle informazioni spesso si trova in difficoltà, spesso non ha le risposte che cerca, e invece la macchina comunale deve essere messa a disposizione del cittadino, deve, soprattutto in queste zone di difficoltà, ci deve essere una disponibilità ampia a far sì che soprattutto giovani o chi vuole investire a Guardavalle abbia un aiuto, un sostegno per chiarire quelle che sono le varie problematiche. E poi il discorso rifiuti, che a Guardavalle oggi è arrivato a più di 600.000 euro all'anno come spesa, è una parte importante del bilancio comunale, e su questo bisogna intervenire subito. Io ho fatto la proposta più volte con i comuni del limitrofi, organizzare una raccolta differenziata associata con i vari comuni, avere in proprio, gestire con risorse proprie, con strutture proprie i rifiuti, perché questi, se vengono realmente e fatte una raccolta differenziata fatta bene, si può essere una risorsa che porta soldi, porta risorse, per cui non dico azzerare completamente i costi della spazzatura, ma ridurli drasticamente. Lo stesso vale per l'energia, in cui ci sono appunto risorse, anche finanziamenti pubblici, per promuovere e investire nell'energia solare, nell'energia alternativa, e per cui
produrre, visto che siamo a sud, visto che siamo in una zona dove abbiamo tanto sole, produrre energia e ridurre anche quella che è la bolletta energetica. Lo stesso vale per altri temi che riguardano il discorso del lavoro. Lì appunto c'è da fare una politica per facilitare gli investimenti su guardavalle e aiutare chi vuole fare un'impresa artigiana, degli insediamenti, perché ancora non abbiamo a Guardavalle o nel territorio o con gli altri comuni un'area dove insediare un'attività artigianale, un capannone. Lo stesso vale per l'attività turistiche, dove purtroppo a Guardavalle gli amministratori si sono spesso dimenticati che siamo in un territorio ad alta vocazione turistica, e dietro io sono uno di quelli che sostiene il discorso artigianato e agricoltura, che sono tre cose che camminano insieme e su quali bisogna investire, bisogna sostenere questi tre settori, perché ormai, per quelle che sono anche le tendenze dei turisti, dei consumatori, questi tre devono andare per forza insieme: turismo, artigianato, agricoltura, e valorizzare tutte e tre insieme. E in questo ci va anche il discorso di valorizzare il nostro centro storico, che è parte essenziale, parte integrante di tutto il comune di Guardavalle, perché anche lì non possiamo avere una marina e un paese che sono completamente scollegati, con un paese appunto che sta morendo, e una marina che anche come centro urbano ha grosse difficoltà, sui quali appunto non c'è stato un piano di recupero serio, perché sono stati spesi tanti soldi ma a pioggia. Nel centro storico io appunto ho citato in questa bozza che si potrebbe, dato che ormai il centro storico ha interi quartieri abbandonati con case che stanno cadendo, per cui ci vorrebbero enormi risorse per investire. Una delle proposte che si può fare per intervenire subito in modo concreto e per avviare il recupero è quello di prendere singoli isolati, gruppi di case che sono insieme, e acquisirne la proprietà, perché ormai molte case non si sa neanche di chi sono i proprietari, molti sono all'estero, molti hanno 15 eredi, per cui è difficile che uno possa comprare una casa con una situazione di titoli di proprietà in questo stato, per cui molte case vengono abbandonate anche per questo motivo, per cui l'unica figura che può rimediare a questo è il comune, che tramite esproprio, tramite altre operazioni per acquisirne la proprietà e rivendere poi il singolo lotto dell'intero quartiere, che viene tipo fatta una progettazione dove si possono uscire 10-15 appartamenti, e vendere e fare lanciare una specie di bando per vendere ogni singolo appartamento, dove il comune ci deve recuperare soltanto i costi che ha speso, per cui a costi diciamo a spese a un prezzo di vendita di costo, incentivare il recupero di queste case, perché poi i privati devono essere quelli che devono ristrutturare queste case, però in questo modo chi va a comprare una casa ha la sicurezza che anche le altre case vicine, perché fanno parte di quel gruppo, verranno ristrutturate e quell'insieme di case verrà recuperato, per cui chi comprerà quella casa ha la sicurezza che poi, una volta fatto l'investimento, almeno non c'ha l'altra casa che gli sta cadendo. Per cui questi sono spunti e anche proposte concrete che possono essere e devono essere avviate per recuperare quello che è la situazione qui a Guardavalle, che ormai è in una situazione di stallo, dove molta gente è sfiduciata, non ha una speranza per il futuro, per cui l'amministratore, i prossimi amministratori, per questo è l'appello che rivolgiamo a chi si presenta per le prossime elezioni amministrative, che si facciano carico di queste cose e intervengono urgentemente, al di là poi delle disponibilità finanziarie, perché sono cose che si possono fare, non dico a costo zero, ma quasi, perché bisogna ricreare quella speranza, quella fiducia nelle persone, perché almeno restino a Guardavalle, perché purtroppo si è innescato quel fenomeno negativo di esodo verso fuori, che sta spopolando e minando al cuore quella che è la struttura anche sociale di Guardavalle, e per cui su questo deve essere assolutamente fermato. Molti mi hanno chiesto: ma perché non mi presento all'elezione, perché non faccio una lista? Non lo faccio perché non ci sono le condizioni, non lo faccio perché
non l'ho fatto già per altre due volte e adesso non né mi interessa personalmente, perché per fare questo ci vuole un movimento, ci vuole qualcosa di condiviso. Io quello che ho potuto fare adesso è di lanciare delle proposte, coinvolgere anche altri su questo, aprire una discussione su questo. Io spero che chi si presenta adesso per l'elezione, appunto, si metta una mano sulla coscienza realmente e si prenda l'impegno pubblicamente di dire: io farò queste cose, votatemi perché io voglio fare queste cose, mi prendo l'impegno di farle, sarà questo il mio impegno e non farò altro, e se non lo farò sono pronto a dimettermi. Questo spero, che a questa tornata elettorale si arriverà a queste cose, perché Guardavalle ha bisogno di questo. Non possiamo più perdere altro tempo, non possiamo più trovarci con un'amministrazione fatta di persone che quando vanno lì l'unica cosa che ti sanno dire è: non abbiamo soldi, non possiamo fare niente. Guardavalle non può permettersi più questo. Grazie.